Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Questa volta ci ha contattato di nuovo Edsviz, ma prima di questo diamo di nuovo il benvenuto a Marco. Eccomi, ce la posso fare, dai. Purtroppo ragazzi, impegni di lavoro, famiglia, cose varie, è un periodo un po' particolare, quindi io cerco di portare un po' di contenuti. Marco, quando riesce, veramente vi posso garantire che fa salti mortali per poter essere qui e presentare insieme a me i prodotti che ci inviano. Come dicevo prima, in anticipo, Edsviz ci ha ricontattato dicendo: ragazzi, se vi mandiamo una telecamerina, cosa ne dite? Una delle ultime che gli è uscita proprio in produzione. E noi cosa abbiamo detto? Sì, mandacela, sì, anche perché con Edsviz ci siamo trovati veramente bene, vediamo che ha un'ottima reazione, la diretta è veramente in tempo reale. Ma prima di tutto questo, ragazzi, vi chiediamo ulteriormente il vostro appoggio, nel senso che a noi basta che guardiate il video, naturalmente, vi iscriviate, attivate la campanella e lasciate anche un bel mi piace. Tutto questo favorirà per l'algoritmo di YouTube per farci salire e renderci sempre più visibili al pubblico. Siamo quasi a 10.000, insomma, manca dai. Poco. Se poi volete e avete la possibilità, naturalmente, esiste anche il tasto grazie. Con quello potete fare una piccola donazione, anche un caffè ci basta, per far sì che noi riusciamo ad investire poi questi soldi in altri prodotti da potervi presentare. Ma bando alle ciance, vi lascio a Marco che vi presenterà il nuovo prodotto in questione. Quindi ragazzi, parliamo della telecamera Edsviz CB3. Come vi dicevo prima, è uno degli ultimi prodotti usciti in casa Edsviz. E cos'ha di particolare? Allora, innanzitutto è senza fili e quindi, vabbè, ce ne sono già altre in commercio. Diciamo subito il prezzo così ci leviamo il pensiero. Costa 119,99€, 120€, che comunque a paragone di altri prodotti più con nomi più blasonati costa veramente poco. Sì, anche se comunque Edsviz sta entrando di prepotenza nel mercato delle telecamere. Allora, questa telecamera quindi va a batterie e le batterie hanno una durata di circa 120 giorni, quindi 4 mesi per la durata. Per essere, la comodità è veramente quella di essere senza fili, ha le batterie da esterno e ha la visione notturna a colori. Cioè, quindi a basta colori, vedere esatto. Sì, quel monocromatico che di solito si vede nelle visioni notturne. Poi la cosa positiva, e vi parlo per esperienza, avere una telecamera di videosorveglianza col filo comporta molto di più essere legati a un punto dove poterla mettere, perché esatto. Se io non ho una presa di corrente vicino, o faccio un'opera muraria, quindi spacca, porta il filo, porta la presa, eccetera, eccetera, se no mi toccherà essere un po' più legato e poi soprattutto anche la lunghezza del filo. Se questa non è sufficiente, io dovrò abbassare la telecamera, dovrò comunque adattarmi io alla conformità della casa, mentre invece in questo caso ho totale libertà di poter mettere la mia telecamera e utilizzarla al meglio. Quindi rimaniamo un attimino un po' più nello specifico della visione notturna di questo prodotto. Cosa abbiamo? Allora, oltre a essere a colori, come vi abbiamo detto, comunque potete optare comunque per la visione infrarossi e soprattutto potete vedere nitidamente le immagini fino a 15 metri di distanza dalla telecamera. Questo significa anche lì che se vi arriva l'allarme sul telefono e tante volte vi andate a rivedere il filmatino, poi andate a zoomare per vedere più nel dettaglio un qualsiasi oggetto, persona, quello che è, di solito vedevate tutto pixelato, non si capiva niente. Qui garantiscono fino a 15 metri una chiara visibilità. E se per caso i 4 mesi di batteria di questa telecamera non dovessero bastarvi e volete dimenticarvi di collegare ogni tanto il cavetto o il power bank per poterla ricaricare, Edsviz vi viene incontro offrendo come accessorio un pannello solare da applicare direttamente vicino alla telecamera, collegarla con l'USB e a questo punto avete una ricarica perenne. Ha una fotocamera da 1080p e 2 megapixel di risoluzione che consente di avere, oltre delle immagini più luminose e più chiare, una definizione perfetta dell'immagine, quindi. E inoltre è costruita con materiali tali, adesso andremo ad aprirla naturalmente. Poi vedremo appunto com'è. È costruita in materiali tali da resistere a lungo nel tempo.
La Edsviz consente, oltre al classico che si è già visto in tante altre telecamere, audio bidirezionale, quindi di poter parlare tramite la telecamera dal proprio smartphone, ha una novità che secondo noi è molto interessante. Consente di registrare fino a 3 messaggi preimpostati della durata massima di 10 secondi che possono partire in automatico al rilevamento di un movimento. E poi, se per caso un malintenzionato o qualcuno che non avete invitato si dovesse presentare sull'uscio della vostra porta o comunque dove è presente la telecamera, partirà una sirena e in più si accenderanno 2 LED abbaglianti che faranno capire sicuramente al malintenzionato che non è il benvenuto in quella zona. Sì. Qui si va a inglobare praticamente in una telecamera un vero e proprio sistema di allarme in realtà. Certo. Quindi più ne avete, più avete la possibilità di coprire tutti gli spazi di casa vostra, interni e esterni. Adesso in questo caso viene presentata come la telecamera da esterno, però nessuno vi vieta di poterla utilizzare anche all'interno dell'abitazione e questo fa sì che se per caso si dovesse introdurre qualcuno in maniera del tutto illegale, avete la possibilità di essere avvertiti e di essere avvertito anche lui. Altra cosa poi che fa questa telecamera, tramite la funzione PIR, il sensore PIR, e l'algoritmo che è integrato nella stessa, ha la possibilità di distinguere, di fare un distinguo tra la figura umana e quella di un animale. Quindi si riduce ancora di più la possibilità che vi arrivino dei falsi allarmi. Non è sicuro al 100% che non vi arriveranno dei falsi allarmi, però con questo sistema si riduce di molto questa possibilità. Apriamo insieme la telecamera. Finalmente siamo riusciti a togliere la pellicola ed eccolo qua il package. Oh, che bella! Esteticamente molto bella, ve la facciamo vedere già all'interno della sua scatola. Vediamo qua dentro cosa c'è. Abbiamo le classiche viti per l'installaggio a muro. Abbiamo il supporto direzionabile. Tac. Qui abbiamo l'adesivo per rendere più semplice il collegamento al muro, perché ci sono già le distanze per poter fare i fori. Bello. In modo tale che poi togliete l'adesivo, avete già i fori, mettete i tasselli, i viti e il supporto è fatta. Il cavo di ricarica, micro USB, USB. Corto naturalmente perché non serve averlo lungo, dato che ha una batteria interna. E adesso andiamo a spellicolare. Una linea pulita e semifuturistica, è molto, bellissima, molto molto bella. Davvero davvero bella. Avete la possibilità nella parte posteriore di mettere direttamente il vostro supporto da muro. Nella parte sottostante trova posto l'attacco per la micro USB e poi naturalmente coperto da una guaina in gomma. Sollevandola trova spazio l'alloggiamento per la micro SD e il tasto del reset. Volendo ce l'ha, però c'è la possibilità di registrare sulla micro SD, quindi non vi obbliga ad acquistare il cloud, uno spazio di cloud. E tra l'altro, grazie al nuovo sistema di compressione che è stato introdotto da Edsviz su questa telecamera, la dimensione del file è di circa la metà rispetto ai modelli precedenti. Poi qui ci sono i 2 famosi LED che vanno ad accecare, adesso poi vedremo, la persona che viene rilevata e non ci resta che accenderla e fare la configurazione. Allora, mentre Marco cerca sul manuale italiano l'indicazione dell'Italia come linguaggio, trovata. Oh, io vi dico che vi dovete premunire di un alimentatore di corrente 220 USB in modo tale da poterlo collegare all'alimentazione di casa. Si accende la luce blu in alto, non so se si vede. Powered on. Welcome to EasyViz. EasyViz. Please use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. Bisogna aprire l'app di EasyViz, noi la diciamo in italiano, diciamo, per poterla configurare. Vi volevo far notare che nelle precedenti telecamere che ci ha inviato Edsviz è una banalità, però anche le cose piccole fanno la differenza. La voce era molto più metallica e distorceva parecchio, invece adesso sento che è molto più chiara. Quindi fa capire che anche il comparto audio è stato migliorato, certo. Sicuramente.
Adesso andiamo a ricercare l'app AdsWizz e vi facciamo vedere anche la registrazione dello schermo del cellulare in modo tale da seguire passo per passo. Siamo nell'applicazione di AdsWizz, clicchiamo sul tasto il più in alto a destra, aggiungi dispositivo, telecamera e a questo punto ci dice di scannerizzare il QR code che è presente dietro la telecamera. Ha trovato in automatico il modello che ci serviva, gli diciamo che il dispositivo è acceso. Ci ricorda che il wifi deve essere attivo, naturalmente il cellulare deve essere collegato al wifi, così almeno la telecamera si andrà a configurare. Diamo avvia, la spia blu lampeggia, controlliamo che lampeggi e gli diamo avanti. E adesso andiamo a fare la ricerca tramite il collegamento tramite il wifi. Diciamo di accedere. Telecamera trovata. Come avete visto, rispetto a tanti altri modelli che abbiamo. Posso? Sì, sono aperto. È finito? Allora, la telecamera. Il LED sulla telecamera è diventato verde, adesso non so se lo vedete. Mentre invece sulla app ci dice di dare un nome e luogo al dispositivo. Noi lasciamo tranquillamente questo, tanto per adesso è una cosa che ci serve solo per dimostrarvi come funziona. Facciamo fine. Perfetto. Dice, ecco, se vedete è venuto fuori il pop-up. Che anche il nostro dispositivo vocale ha riconosciuto che c'è una telecamera, quindi avremo la possibilità di poterla vedere anche sui nostri Echo Show. Facciamo avanti. Allora, vi chiede di inserire nuovamente una password semplicemente per una questione di sicurezza. Qui ci ricorda di togliere la pellicola dall'obiettivo, la lasciamo sul risparmio energetico. Lasciamo anche qui, facciamo prosegui. È un test che verifica la distanza, la sensibilità della telecamera rispetto alla persona che viene trovata. E qui ti dice: hai a disposizione un periodo di prova gratuito di 7 giorni per il cloud, eccetera, eccetera. Ma se voi volete, come vi dicevamo, potete utilizzare la micro SD da poter inserire all'interno. Eccola. Allora, sul cellulare è immediata la risposta, proprio immediata. Adesso, visto che qui funziona, si sente anche l'audio. Sì. Visualizza telecamera. Ok. Quasi immediato. I tempi di reazione sono migliorati davvero, davvero tanto. Direi che questo si può usare anche come baby monitor. Sì, adesso naturalmente va tutto in conflitto perché è proprio qui attaccata la telecamera, però veramente i tempi di reazione non sono migliorati, sono proprio cambiati Sì, completamente, abbiamo veramente. veramente una qualità eccezionale. E poi anche comunque la qualità delle immagini, per essere che la stai tenendo in mano e ti muovi, per essere che noi ci muoviamo, io direi che è proprio molto 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 buona. Sì, perché come dice Marco, i tempi di reazione di una volta di queste telecamere erano un pochettino più lenti, passatemi il termine, adesso invece Direi molto si è più lento. migliorato veramente tanto. Questo è quando rileva un intruso. Questi sono i LED che si accendono. Vi posso garantire che Danno infastidiscono parecchio, fastidio, sì, eh? E comunque esatto. attirano parecchio l'attenzione. Il video si conclude qui. Vi abbiamo presentato questo nuovo modello di telecamera di videosorveglianza della AdsWizz. Siamo pienamente soddisfatti e ringraziamo di nuovo la AdsWizz perché ci ha mandato una telecamera davvero, davvero con delle evoluzioni che non ci aspettavamo. Molto contenti sia a livello qualitativo come costruzione, ma anche la precedente era veramente eccezionale, ma soprattutto i tempi di reazione tra la live che riprende la telecamera e ciò che vediamo sul nostro Echo Show. Ci hanno Quindi lavorato davvero, molto. davvero contenti. Per tutto Tech, Grazie. promossa a pieni voti. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!